Salve a tutti, bentornati sul mio canale. Mi presento come sempre per chi si connettesse oggi per la prima volta. Io sono Cinzia e dal 2012 gestisco il blog Sapore di Libri, dove mi occupo di recensioni letterarie e anche di autori emergenti. Per cui, se siete interessati a propormi il vostro libro da recensire e poi da promuovere, o per qualsiasi collaborazione, potete scrivermi all'indirizzo che trovate sotto nel box informazioni, saporedilibri@libero.it. Il libro di cui voglio parlarvi oggi è un libro che ho letto tanti anni fa, ma almeno 6-7 anni fa, ma mi è rimasto nel cuore. Se dovessi usare una parola per definirlo, lo definirei delizioso. Il libro è Le luci nelle case degli altri di Chiara Gamberale. E allora, Chiara Gamberale io l'ho scoperta tanti anni fa perché teneva una rubrica di posta su una rivista e mi colpiva il modo di pancia, il modo appunto di cuore che lei usava per rispondere alle lettere che le venivano inviate. Lei parlava spesso di questo libro che all'epoca aveva appena scritto, per cui mi ha incuriosito il titolo e ho deciso di leggerlo. E il libro appunto mi ha colpito tantissimo, è una storia che mi è rimasta nel cuore. Successivamente ho letto anche altri libri della Gamberale e gli altri invece non mi hanno convinto per niente perché li ho trovati abbastanza scontati, abbastanza banali e sembravano scritti addirittura da un'altra mano, per cui ho pensato forse l'avevo un po' sopravvalutata come scrittrice, però al momento stiamo parlando di questo e questo ve lo consiglio assolutamente perché è davvero un gioiellino. Il titolo è Le luci nelle case degli altri. E per me è un titolo assai evocativo e mi fa pensare, non so se avete presente, quando le sere d'inverno, almeno a me capita che porto fuori il cane, è buio, però camminando per strada si vedono le luci accese appunto nelle case degli altri e immancabilmente ti ci cade l'occhio e magari assisti in quel frangente a un frammento di vita di altre persone, quindi non so, magari vedi il bambino che sta al tavolo a fare i compiti oppure la mamma che sta cucinando. Per cui per un momento è come se tu entrassi nella vita di queste persone. In realtà il significato che le voleva dare l'autrice è un altro e lo spiega benissimo in una lettera che a un certo punto la mamma della protagonista scrive alla protagonista appena è nata, una lettera che poi lei leggerà quando è più grande. Vi leggo proprio il pezzettino. Dice: "Vorrei, vorrei, vorrei che ti piacerà ballare. Che nei momenti di disperazione non ti viene in mente di invidiare la felicità degli altri, la fortuna, i successi degli altri, le certezze, i risultati, le luci nelle case degli altri. Dappertutto c'è del bene, dappertutto c'è del male. Vorrei pensarti sempre più forte di quello che potrà capitarti." Quindi che significa? Significa che le luci nelle case degli altri in realtà è un po' come dire l'erba del vicino è sempre più verde, ovvero che noi vediamo negli altri ciò che vorremmo avere noi che magari pensiamo di non avere, invece in realtà la luce è proprio dentro di noi e dobbiamo tirarla fuori. E questo libro di cosa parla? La protagonista si chiama Mandorla e diciamo è una dei protagonisti letterari che più mi è rimasta nel cuore, di cui io più mi sono innamorata. E Mandorla, davvero insieme a Paloma di L'eleganza del riccio, è una bambina inizialmente, poi ragazzina che proprio mi è rimasta nel cuore. Si chiama così Mandorla perché è nata piccolina, è nata settimina, per cui era piccolina come una mandorla alla nascita e la mamma l'ha chiamata così. E Mandorla è figlia di Maria, che è una ragazza madre, giovane, poco più di 20 anni, che per mantenersi fa l'amministratrice di condominio. Quando Mandorla ha circa 6 anni, Maria purtroppo muore in un incidente e a casa di Maria viene trovata una lettera, che è una sorta di testamento che lei aveva scritto appunto nel caso le fosse successo qualcosa e in questa lettera lei dice che sua figlia, Mandorla, in realtà è figlia di uno degli abitanti di uno dei condomini che lei amministra. Nel dettaglio il condominio è il condominio di Via Grotta Perfetta 315 e quindi dice rintracciate suo padre e affidategli la bambina. Quindi che succede? Viene fatta una sorta di riunione di condominio. In questo condominio vivono diverse famiglie, per lo più coppie, cioè diverse coppie di marito e moglie, comunque conviventi, una coppia di omosessuali, una famiglia con dei figli e una signora che invece vive da sola. Appunto, saputo che il padre di Mandorla è un appartenente a questo condominio, viene fatta questa riunione di condominio straordinaria dove tutti si guardano brutto perché comunque sanno che fra di loro c'è un traditore che ha tradito la propria moglie, compagna, compagno, quello che è per andare con un'altra.
e quindi decidono da farsi e arrivano a un risultato abbastanza sconcertante. Decidono di non fare il test di DNA a nessuno degli uomini, di lasciare la situazione così com'è per non appunto creare scompiglio nelle famiglie e di adottare questa bambina tutti insieme. Visto che comunque loro vivono tutti nello stesso condominio, questa bambina si sposterà periodicamente, ora a casa di uno, ora a casa di un altro. E quindi Mandorla, che appunto all'inizio della storia ha 6 anni, poi negli anni crescerà e diventerà una ragazzina, entra in questa famiglia allargata e si trova così a vivere insieme ai vari personaggi. Quindi conoscerà Tina, che è la signora che vive da sola, che è talmente sola che per ovviare a questa solitudine, la notte, mentre Mandorla dorme, finge di avere degli ospiti con i quali passa tutta la notte a parlare. E in realtà lei parla da sola perché in casa non c'è nessuno. Poi conoscerà Lydia, che anche lei parla, parla, parla sempre, è logorroica e lo fa per affermarsi, per far capire che anche lei esiste ed è a questo mondo, perché sembra quasi che il mondo scorra come se lei non ci fosse. Poi conoscerà Samuele, che è un regista fallito e per questo riversa questo suo fallimento nel mondo e con un carattere aggressivo, con un carattere perennemente frustrato e arrabbiato. Poi c'è Lorenzo, che invece è un eterno bambino, Michelangelo, che è un insicuro e delega tutte le scelte al suo compagno di vita, c'è la signora Barilla, che è la madre di famiglia, che è una donna integerrima e per mantenere, diciamo, le apparenze finge di non vedere tutte le mancanze del marito, che invece ci sono e sono tante. C'è la figlia della signora Barilla, Giulia, che si innamora perennemente di uomini sbagliati. E poi alla fine c'è un personaggio che non compare mai di fatto, perché non si sa dove sia, è sparito nel niente, nessuno ne sa più nulla, però è perennemente nei discorsi dei protagonisti, dei personaggi appunto del palazzo di Via Grotta Perfetta. Questo personaggio si chiama Porco Mondo. Si chiama Porco Mondo perché era un tizio molto, una sorta di disadattato, un tossico che viveva appunto lì in zona ed era sempre ubriaco, sempre drogato, perennemente arrabbiato, bestemmiava. A un certo punto di questo tipo non se n'è più saputo niente, però appunto tutti continuano a parlarne e Mandorla, pur non avendolo mai visto, ne è talmente ossessionata che se lo sogna la notte. Per lei è una sorta di uomo nero. E ha gli incubi su questo porco mondo che arriva e la porta via. E appunto, come dicevo prima, Mandorla, quando comincia il libro, è una bambina, poi via via lei cresce ed assiste a questi personaggi che le si trovano davanti, con cui appunto è costretta a vivere, e li guarda come se fosse una sorta di attrice che è seduta a teatro e loro recitano una parte, come se fossero appunto i 6 personaggi in cerca d'autore di Pirandello. Ognuno di loro si rivolge a lei come mettendo in mostra le sue frustrazioni, le sue emozioni, e lei appunto è una sorta di piccola psicologa che li ascolta e dentro di sé trae le sue conclusioni. Mandorla è molto diversa dagli altri bambini e ragazzini in futuro, sia per la situazione appunto che si è trovata a vivere, sia perché appunto si sente proprio non omologata agli altri. Lei, parlando di se stessa, dice che è taroccata in confronto agli Adme, e gli Adme sarebbero gli altri della mia età. E il finale di questa storia è un finale praticamente pazzesco, è un finale, posso dire, prevedibile nella sua imprevedibilità o imprevedibile nella sua prevedibilità. Fatto sta che io, quando sono arrivata alle ultime righe e ho letto appunto come andava a finire, ho riso per un'ora e dicevo: no, non è possibile che va a finire così. È veramente una cosa che ti sbalordisce, fa ridere, proprio fa ridere. E per quanto riguarda questa storia, può sembrare un romanzo disimpegnato, però è un romanzo che comunque offre tanti spunti di riflessione, primo fra tutti appunto la non omologazione, perché Mandorla è tutto tranne che una bambina omologata. Proprio nella lettera da cui appunto prima vi ho letto quel piccolo passaggio, che è una lettera che le scrive la madre quando lei nasce ed è piccolina e ancora non si sa se vive o muore perché è piccinissima ed è in rianimazione. Appunto le dice: se tu vivrai devi essere una bambina che pensa con la tua testa, non ti devi omologare, devi sempre pensare a quello che è meglio per te, se una cosa non, se gli altri fanno qualcosa che te non reputi giusto non la fare, quindi appunto spinge a non omologarsi e a pensare con la propria testa. E poi l'altro argomento che va a toccare è appunto quello della famiglia, della famiglia allargata, ovvero che famiglia è dove famiglia si fa, perché
col fatto che appunto Mandorla venga adottata da tutte queste famiglie che la faranno crescere nel modo migliore per questi anni, fa appunto capire che i legami, quelli che contano davvero, non sono i legami di sangue, ma sono i legami che si vengono a creare fra persone e che ti vuol bene veramente chi si prende cura di te e ti fa crescere nel migliore dei modi. Ripeto, è un romanzo che a me è piaciuto tanto, mi è rimasto nel cuore, mi è rimasta nel cuore Mandorla, tutti gli altri personaggi hanno il loro perché, hanno le loro caratteristiche, poi c'è Porcomondo, che chissà chi è, chissà che fa, e quindi io ve lo consiglio, lo ripeto, Le luci nelle case degli altri. Se volete passare qualche ora spensierata, leggetevelo perché è davvero un romanzo molto carino. E vi ringrazio nuovamente di avermi ascoltato. Io vi ricordo il mio blog www.saporedilibri.blogspot.com. Come vi ho già detto anche in uno dei miei video precedenti, nel mio blog si trovano sia le recensioni divise per argomento, divise per autore, divise per titolo. Ci sono anche una sezione dedicata alle citazioni e per quanto riguarda questo libro ne ho sottolineate diverse perché è un libro che comunque di spunti riflessivi ne offre tante, per quanto appunto la storia sia una storia molto particolare e soltanto in apparenza disimpegnata. Un bacio grande a tutti, alla prossima, grazie, ciao!